Questa sera continuiamo il nostro viaggio alla scoperta del mercato della terra della biodiversità di San Giorgio con Barbara Pasinato del progetto Michela. Progetto Michela, cosa significa? Cos'è? Allora, il progetto Michela nasce dall'idea comunque di dare valore all'inventore della Michela e è legato proprio al museo Nossi Resto, dove è stata comunque istituita questa nuova sala, costruita e come dire ristrutturata questa nuova sala a lui dedicata. Il progetto Michela nasce dall'intento proprio di valorizzare gli antichi mestieri legati al territorio, valorizzare quindi il territorio attraverso dei laboratori dedicati soprattutto ai bambini, alle famiglie e anche andare a creare degli itinerari sempre dedicati alle famiglie dove possiamo in qualche modo far scoprire questo bel territorio che è San Giorgio Canavese. Il progetto Michela sarà impegnato al mercato della terra della biodiversità proprio per i bambini e le famiglie? Sì, quest'anno abbiamo pensato di fare un gioco itinerante dove comunque i bambini insieme alle famiglie avranno modo di scoprire i vari angoli dedicati alla fiera e in questi percorsi, in questi giochi dove loro potranno un po' sperimentare le varie attività che noi andiamo a proporre, avranno appunto modo di scoprire le tematiche legate al tema di quest'anno che è autoctono. Accoglienza, diversità e conoscenza, i tre temi fondamentali del progetto Michela. Sì, allora diversità perché comunque andiamo a toccare le varie tematiche legate sicuramente agli arti e mestieri di una volta, ma che si avvicinano poi anche alle realtà attuali della vita moderna. Accoglienza perché comunque vuole essere un centro, un luogo, una piazza nella quale noi andiamo ad accogliere le varie realtà, sicuramente le realtà legate al mondo della scuola, le realtà legate al mondo delle varie associazioni, quindi c'è l'intenzione anche di unire, di creare questo concetto di comunità e di unire e amalgamare tutte le varie associazioni che abbiamo nel nostro territorio. Ringraziamo Barbara Pasinato e continuate a seguirci con il Mercato della Terra e della Biodiversità di San Giorgio Canavese.